Un pareggio contro la seconda in classifica e un Ragusa che comunque era riuscito a recuperare lo svantaggio ma nella, seconda, nella ripresa un netto calo. Sì, eh, eravamo andati sotto ma i ragazzi hanno stati bravi con grande forza e anche con buone trame di gioco a ribattare il risultato. Nel secondo tempo siamo un po' calati ma... Eh, questa è una questione che già sapevamo, è figlio della settimana, in settimana non l'abbiamo preparata bene, non ci siamo allenati bene a causa dei motivi che ormai tutti dovrebbero sapere e questo è qualcosa che, che ci può impedire di, di proseguire bene il nostro campionato. Bisogna provvedere insomma, a questa situazione, ripeto, questa settimana nella fase che poteva essere la settimana decisiva non, non, non ci siamo allenati bene, mi, mi sono mancati tut, quasi tutti gli elementi a disposizione, per cui mi tengo questo 2 a 2 che mi conferma e ci conferma prima in classifica però bisogna trovare una soluzione a questi problemi quindi bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto nel frattempo c'è anche la partita di Coppa Bicchiere io lo vedo mezzo vuoto perché ripeto mi rimane, mi rimane il grosso rammarico. Questo non, non vuole togliere nulla al, ai meriti del Santa Croce che ha giocato la sua ottima partita, una squadra quadrata che sta bene in campo, eh, però noi potevamo fare meglio e sicuramente non oggi ma da martedì scorso. Ormai è andata, ci concentriamo e ci tuffiamo adesso con la testa al ritorno di Coppa, che per noi è un altro campionato. L'ho sempre detto, ragazzi, sin dal primo giorno. Tra l'altro, è anche più corta come strada rispetto al campionato, perché se eh, dovessimo essere bravi a passare il turno, siamo a, a quattro partite, insomma, da, dall'obiettivo che, che non ci nascondiamo, che vogliamo in tutti i modi raggiungere. Per cui, mercoledì. Eh, Daremo tutto per passare il turno. Mister Gaetano Lucenti, un pareggio contro la capolista Ragusa, ma che poteva scaturire anche in una vittoria. Comunque, alla fine dei conti, il pari è forse il risultato più giusto. Abbiamo incontrato una signora squadra e su questo non si discute. Ce la siamo giocata alla grande. Siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra porta e quando tu li tieni lontani dalla porta diventano poco pericolosi. Su due palle inattive abbiamo preso gol, eh, che ci può stare. Poi il resto della partita l'avete vista tutti. Eh, abbiamo dato grande ritmo, eh, siamo riusciti a metterli in difficoltà. E quello che mi, mi preme dire è proprio questo: che oggi la mia squadra ha fatto una, par una partita maiuscola sotto l'aspetto di qualità, quantità e voglia di vincere. Un Ragusa che comunque aveva recuperato la, la rete di svantaggio e che nel, soprattutto nel primo tempo si è fatta sentire, poi nella ripresa il Santa Croce ha prestato maggiormente eh, sopra il barigento. Noi sapevamo che al secondo tempo avremmo avuto qualcosina in più rispetto a loro e, e in campo si è visto. Il primo tempo è stato equilibrato, è stato rotto solo da eh, queste tre reti eh, scaturite eh, da, mh, da palle diciamo, vaganti in aria. Il secondo tempo invece siamo riusciti a giocare palla a terra, a giocare bene, con gli inserimenti giusti, i nostri terzini hanno spinto, siamo arrivati sul fondo tante volte ed è quello che io mi aspetto da questa squadra d'ora in avanti. Il Santa Croce con questo pareggio si candida ad una delle favorite del campionato? Il Santa Croce non si candida a niente, il Santa Croce continuerà come ho detto nelle altre settimane a fare partita dopo partita, oggi la classifica dice che siamo secondi a due punti dalla capolista, questo ci inorgoglisce perché... Stare a due punti da una squadra, eh, da una super squadra, vuol dire che eh, qualcosina anche noi la stiamo dando a questo campionato eh, e questa è la cosa che più ci, ci fa stare bene e ci fa andare avanti eh, ogni settimana.